Un sostegno fattivo alla lotta al coronavirus arriva dall'Ordine degli Ingegneri della provincia dell'Aquila. Il Consiglio dell'Ordine ha infatti deliberato una donazione di 5.000 euro alla Protezione Civile per l'impegno di chi è stato sempre vicino al territorio. E poi ancora 20.000 euro donati alla ASL di L'Aquila Vezzano Sulmona per la ristrutturazione e l'ampliamento di terapia intensiva dell'ospedale San Salvatore. L'importo in donazione è stato impegnato dai capitoli di spesa in bilancio destinati inizialmente alle iniziative di rappresentanza esportive dell'Ordine degli Ingegneri, che quest'anno saranno necessariamente ridotte. Convinti che il valore di ognuno si evidenzi in ciò che è capace di donare. Questo è il pensiero dell'intero Consiglio dell'Ordine, che si stringe vicino a coloro i quali hanno sofferto perdite umane e agli operatori sanitari che ogni giorno sono impegnati in prima persona contro questa pandemia. Come sottolinea il presidente dell'Ordine, Pierluigi De Amicis. Abbiamo sentito la necessità quasi di dover partecipare, di dover dare un contributo per una ripresa, per un ammodernamento, per far tornare un fiore all'occhiello quello che è il reparto di terapia intensiva dell'ospedale della provincia dell'Aquila, questo è sul territorio, per dare un impulso che possa essere punto di riferimento per la provincia, ma non solo per la provincia, perché riteniamo che in questo momento, anche se stiamo per fortuna uscendo dal periodo più drammatico, però avere un punto di riferimento, un fiore all'occhiello che possa essere terapia intensiva è importante anche per il prosieguo, per il futuro. Poi abbiamo fatto un altro ragionamento, perché 11 anni fa abbiamo avuto bisogno di aiuto, lo Stato è stato vicino, lo Stato ha risposto alle necessità della popolazione aquilana, anche dei noi professionisti, sì, è intervenuto ed è intervenuto con forza. Abbiamo sentito proprio la necessità morale di dover in qualche modo, come se fosse un riconoscimento per quello che gli aiuti ci sono stati dati anni fa, di dare qualcosa anche a livello nazionale. E quale migliore destinatario dei nostri pensieri, dei nostri sforzi, anche se piccoli, quello che possiamo fare in un nostro piccolo? Abbiamo destinato una piccola risorsa, 5.000 euro, anche alla Protezione Civile, Nazionale, che insieme ai 20.000 euro donati all'ASL 01 Avezzano Sulmona L'Aquila per la ristrutturazione dell'ospedale del reparto di terapia intensiva, vogliono essere una dimostrazione della presenza dell'Ordine di Ingegneri della provincia dell'Aquila anche in questo momento tremendo, e speriamo di uscirne più presto.